Ragazzi, bentornati su Relax, stiamo giocando a Zelda Tears of the Kingdom. Sto cercando di ampliare un po' la porzione di mappa, perché se no veramente faccio molta fatica a muovermi, a orientarmi. E direi di andare in esplorazione, perché le nostre mappe sono... Mamma mia. Sono ancora tutte da sbloccare, cioè tutte le zone sono da sbloccare, quindi abbiamo la parte centrale sulla quale possiamo iniziare a lavorare un po'. È un gioco ricco di contenuti, di missioni secondarie, di attività, quindi non è che facciamo fatica a trovare quello che dobbiamo fare, cioè si trova facile. Togliamo sto coso che l'ho messo per sbaglio. E vi dico, ho trovato questa caverna che mi incuriosisce molto. Allora, proviamo ad aprirla. È profondissima. È profondissima. Il problema di sto gioco, che era poi anche il problema di Breath of the Wild, è che, porco due, le armi che si rompono sono veramente odiose, perché si rompono tantissimo, non un po'. Allora, proviamo a fare una cosa qua dentro. Proviamo, eh. Allora, con il nostro arco andiamoci a prendere una roba... Abbiamo un colpo, una roba esplosiva... Paio di coglioni abbiamo, eh. No. Possiamo... Oh. Ok. Secondo me... Sta roba qui, se la riusciamo a sfondare, dietro c'è una buona ricompensa. No, volevo vedere se ci avessi una freccia esplosiva. Dai, quanto lo devi far grosso, pare Minecraft. Ok. L'arco golem si è rotto. Avete visto, ragazzi? Si è rotta un'arma. Stranissimo. Molto strano. Madonna, non c'ho più un cazzo. Mi si rompono le cose. Come cazzo sono morto? No, ragazzi, sono debolissimo, purtroppo. Questa era una bella cosa, la caverna nascosta, i nemici... Però erano resistentissimi. Merda. No, sì, vabbè. No, rinunciamoci per il momento. Andiamo a fare qualcosa un po' più alla nostra portata. Alla nostra porcata. Allora, io direi missioni di trama no. Non ce le facciamo. Potrebbe essere divertente però usare le nostre abilità per sbloccare altre parti della mappa, giusto? E quindi piazziamo un bel segnalino giallo. Wow. È un viaggio, eh. È proprio un viaggio. Però a fare la partitella insieme, senza fare trama, a questo punto divertiamoci. Quanto vorrei poter riparare le mie armi. Mi piacerebbe da morire. Spendendo punti, quello che vuoi. No, non è importante. Allora... Io sono già andato abbastanza avanti in realtà. La barda arrugginita. 3. Fa schifo. Dicevo, sono già andato abbastanza avanti perché, come vedete, nonostante qui non ci sia la mappa, io mi sono sbloccato
il villaggio dei Goron, che sono quelli lì che stanno nella lava. Forse è un po' il destino, perché con Breath of the Wild, in effetti, il villaggio dei Goron è stato l'ultimo che ho sbloccato, l'ultimo in assoluto. Qui invece il primo. Il primo che ho sbloccato su Breath of the Wild era quello degli Zora. Qui devo guardare con una certa attenzione. Gelatina ciuciu. Questa poi alla fine è utile per fare delle cose, però adesso non mi ricordo per cosa la usavo, ma la usavo. Mi ricordo che ci... un sacrario. Non dico che è di strada, ma è più o meno in quella direzione. A questo punto possiamo provare a farci insieme un sacrario. Non la prendo tutta perché per il momento non mi frega più di tanto. Se riusciamo a trovare tipo un pentolone, è una buona idea farci da mangiare. Perché io ho qualcosina, in effetti. Ho questi pentoloni portatili. Cioè, uno lo possiamo fare. Oh, perfetto. Cuciniamo. 1, 2... E ci mettiamo dentro scatola. Perfetto. Questi pentoloni sono purtroppo monouso. Ma c'è un sacco di... Potrei fare piatti molto più semplici. Questi sono troppo nutrienti. Facciamo 2 cosce di pollo e un funghetto. Vedi? Però questo è giusto. Allora, vediamo un po'. 2 bistecchine e un ovetto. Tutte proteine, ragazzi, tutte proteine. Figurati, 7 cuori qua. Vabbè, però almeno adesso ho un po' di ricettine. Facciamocene un'altra, dai. Ma perché... No, mi devi rompere il cazzo. Di miasma. Ok, è la prima volta che mi capita. Pensavo onestamente che fosse inerte quel robo rosso. L'avevo visto, con la coda dell'occhio lo vedevo. Ho detto, vabbè, poi ci vado anche, pensavo. Poi vado a controllare che cos'è. Sua madre. No. No, devo rifare tutto, Madonna santissima. Vabbè, mettiamoci in un posto tranquillo. Che due coglioni. Che due coglioni. Allora. Ok. Adesso cuciniamo. Allora, abbiamo visto che basta sostanzialmente anche una coscia di pollo, tipo un funghetto. Vediamo. Già è meglio, già è più nelle nostre corde. Allora, la coscetta di pollo o la bistecchina, prendi in mano, funghetto. Mettiamocelo, la principessa Serena. Devo sperimentare, devo capire ricette. Proviamo. Non dà effetti particolari. Ah, cartoccio furtiva. Va bene. Quindi sto fiore furtivizza?
Questo fa? Mettiamoci un funghetto. Ah, la silentella. Ah, beh, per forza. Un fungo lucentino, chissà cosa fa. Proviamoci a mettere anche l'ovetto, vediamo che ci fa. Spiedino di funghi, nuova ricetta, vabbè. Facciamo artiglio di sboblin. Un'erba di Hyrule e poi un pollo. Perfetto, questa è la ricetta perfetta per questa situazione qui. Una di queste. Se non sbaglio, le cavallette ti permettono di creare ricette che ti ricaricano tipo il vigore. Perché mi pare che la cavalletta si chiama cavalletta Vigor. Cara volpetta, io qui devo comprarmi... Oddio, qua... Cosa abbiamo? Quei tizi sono abbastanza rompicoglioni, secondo me. Meglio che li lasciamo perdere per il momento. Ok. Rendetevi conto, cioè, sto rompendo tutte le affanculo. Dicevo, sto rompendo tutte le armi. Ma il sagrario? Da qua giù lo vedevo pulito pulito. Forse da quest'altro lato rispetto agli alberi. Cazzo! Allora, il sacrario era da questa parte. Mi ricordo la direzione sulla mappa, quindi... da questa parte lo troveremo, cazzo. Eccolo. Yes. Questo è proprio così, buttato in mezzo al prato. Comunque vale la pena farli sagrari, eh. È proprio una questione di mobilità. Una volta che hai fatto il sagrario ti ci puoi spostare, c'è il viaggio rapido, quindi... Per il momento li sto facendo per questo motivo, non per altri. Forse tra un paio di sacrari dovrei riuscire a farmi un portacuore o un portavigore. Dovrei. Vediamo. Ma ve lo dico. Eh sì, un paio. Me ne mancano due di pallette. Lezione di lancio. Ma io già l'ho fatta la lezione di lancio. Viene purificato il male antico. Tu che visiti il sacrario, segui i nostri consigli. Prendi bene la mirra, poi lancia l'arma verso il nemico.
sì, senza dubbio. Altri tipi di attacco non hanno effetto qui, non dimenticarlo, va bene. Beh, easy. Sì. So come si fa, quindi lo famo. Certo, se la borsa delle armi non fosse piena. Non ho neanche preso le alabarde che c'erano qui, ho usato una che avevo nell'inventario. Tanto l'importante è usare il tipo di arma che ti consigliano loro. Lancia l'arma verso il nemico senza farti confondere dai suoi movimenti. Oh yes. Madonna sti stop, che fastidio. Allora, questo gioco intoppolea particolarmente. È un gioco che intoppolea. Cioè, hanno creato queste attese, questi stop che sono devastanti. Bloccano proprio tutto quello che è il flow del gioco. Devo dire che sono un po' perplesso da tutti i 10 che sta prendendo questo gioco, perché è un ottimo gioco, però 10 vuol dire che eccelle sotto tutti i punti di vista. E purtroppo è un gioco che non doveva uscire per questa generazione qui Nintendo, questo era un gioco per Switch 2, 1-0 palla al centro. Troppi cali di frame, troppi problemi tecnici di ottimizzazione, cioè ottimizzazione raga, di limite... hardware, parliamoci chiaro, il gioco è ottimamente, cioè è un miracolo che giri su Switch, però non è di questa generazione, quindi 1-0 palla al centro, non può essere 10, un gioco che ogni tanto cala 10 fotogrammi al secondo durante l'azione, non può essere 10, così come non può essere 10 un gioco con una trama così di merda, raccontato così male, con dei dialoghi così insulsi, io soffro tutte le volte che qualcuno apre bocca. Non me ne frega un cazzo, i personaggi sono il nulla atomico. Sono così tanto archetipali questi personaggi che non li vedi nemmeno come personaggi. Sono dei bambini in cosplay. E qualcosa deve pur contare il fatto che narrativamente questo gioco sia così immaturo, no? Perciò vi dico, ottimo gioco, sicuramente uno dei migliori che questa generazione vedrà. Però il 10 a me mi racconta di un'opera inattaccabile e qui si può attaccare troppo. Bene o male anche soltanto la quality of life per il giocatore non è il massimo. Il fatto che io per mangiare devo fare tutto sto bordello e ho un menu rapido per gli oggetti, ce l'ho, ma non so a che serve. Cioè serve solo per lasciarli. Io non posso, cioè non posso usarli gli oggetti. Cioè, capite qual è il punto? È strano, è veramente strano. A meno che non abbiano inventato qualcosa di completamente nascosto, tipo che questa roba qui la posso mettere nel... Vabbè, ricettario ce l'abbiamo. Devo buttarmelo qua nei preferiti. Non so, ragazzi. Perché quando tu apri sto coso, c'è... Niente. Cioè, perché dice che non ho cibo? Questo penso sia il cibo rapido. Perché dice che non ho niente? Perché? Cioè, funziona solo con le mele, quella roba lì. Io le mele dovrei averle. Ma poi è il simbolo del cibo, chiaramente. Vediamo un po', metti in ordine, tipo, base al tipo. Non so come piazzarle queste cose, cioè onestamente non... Boh, fanno tutorial per ogni stronzata e questa cosa non so come farla. Ma io sospetto che si possa, Sospetto che si possa mettere qualcosa nel menu libero lì, però non c'è questa possibilità, non ti viene spiegata, non ci sono
indicazioni nella leggenda, boh, non saprei. Se voi sapete come fare, ditemelo, perché il gioco non me lo spiega. Anche semplicemente poggiare qualcosa a terra, a volte comincia a diventare complicato. Perché sì, tu questa cosa la puoi fare da qui. Questa cosa la puoi fare tranquillamente da questo menu. Se voglio poggiare a terra questo, faccio così. Oh, e questo è veloce. Il problema è che se ne devo lasciare due o tre, devo fare così, no? E mi conviene in quel caso fare questo, che è un'altra roba, oh madonna, è un'altra roba, cioè prendi in mano, ta 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 ta, fai un gruppetto e poi li posi. Però è molto macchinoso, non lo so ragazzi, nel primo gioco ci poteva pure stare, ci poteva stare. Qui un po' meno. Ma anche questo secondo me è un limite tecnico della Switch, eh? Nel senso che un gamepad con un tasto in più o un pad come quello di PlayStation 5, insomma, avrebbe consentito agli sviluppatori di aggiungere delle azioni rapide alla partita. Aggiungere azioni rapide non è mai sbagliato, mai ragazzi, mai. Ok, se faccio anche questo sacrario, io poi sono in grado di migliorare i miei cuori o il mio vigore. A questo punto credo che migliorerò il cuore, perché mi stanno a menà di continuo. Ok, nella prima area questa qui, i sacrari non sono così bastardi di solito, perlomeno finora li ho trovati tutti abbastanza tranquillotti. Non so perché ce ne siano due. Io ad occhio ne userei uno solo. Ok, vediamo un po'. Forse ho capito. No. Non è come pensavo. Understood. Devo fare in modo che non rotoli. E quindi... in questo modo l'ho appiattito e me ne sbatto, perché non rotola mai questo qui. E invece rotola. Facciamo così, ricicliamo anche il terzo, no? Visto che sei ancora accessibile, accessibilissimo. No? Beh, ora come ora mi rifiuto di credere che tu ti metti a rotolare a cazzo di cane. Infatti. Molto interessante che con la forma degli oggetti si può giocare anche sulla fisica, sta cosa è veramente carina. È un po' stronzo il sistema di movimento, nel senso che lo devi proprio padroneggiare tanto tanto. Beh, anche per sistemare le cose in maniera ordinata ci vuole un po' di impegno. Questo è galleggiante, quindi non ce ne frega niente. Dobbiamo arrivare dall'altra parte. Questi li colleghiamo. Mi
Mi sa che più andiamo avanti, più ci dobbiamo portare dietro i vecchi materiali. È chiaro. La palissieno. Allora, qui possiamo nuotare fin qui. Il problema arriva dopo, quando dobbiamo salire. Però fortunatamente non c'è corrente, quindi questa roba io la piazzo qui e qui rimane. Non mi dovrebbe dar problemi. Vediamo. Porca di una gran... Ah, ok, ok. Calmi ragazzi. Forse la soluzione potrebbe essere questa. Vediamo. Se così non dovesse bastare, sarò costretto a fare una cosa un po'... Ok, una cosa un po' più piccola ma più alta. Credo che alla fine sarà proprio così che andrà. Vediamo. È tutto sbilanciato. No, non è questa la soluzione. Credo di aver capito. Allora, c'è gente che si sta snervando tantissimo con questi enigmi. Io lo capisco, capisco perfettamente. Perché comunque il sistema non è così intuitivo, perché poteva essere fatto in maniera molto più facile, credo. Però secondo me sono belli da risolvere. Cioè ti fanno giocare in una maniera non convenzionale. È a questo che credo che abbiano puntato. Quello che mi sta un po' sul cazzo, perché c'è una cosa che mi lascia un po' perplessuccio, è il fatto che... Ah, però aspettate, qua possiamo... In effetti possiamo potenziare un po' la stabilità di questa base. Quello che mi lascia un po' perplessuccio, dicevo, è il fatto che praticamente certe abilità, tipo questa, la usiamo nei sacrari. E basta. Cioè io fuori, nel mondo, questa roba qui non la sto usando mai. O sono troppo all'inizio. Tipo 6 ore, però su Zelda sei all'inizio dopo 6 ore. O sono troppo all'inizio, oppure hanno pensato a queste meccaniche qui come meccaniche puzzle da usare solo nei sacrari. Questo mi dispiacerebbe tantissimo. Eccolo qua, t'ho fregato. Pidi 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 pipi. La corrente è contro di me. Qui c'è corrente, cazzo. So. Devo costruirmi un po' di robine. Allora, tanto per cominciare, prima cosa, fammi controllare se qua sopra c'è... No, non c'è nulla di utile. Facciamoci la nostra zatterina. Una bella zatterina fatta bene. È qualcosa di assolutamente macchinoso, nel senso prendi il pezzo, mettilo là, però è anche rilassante se non hai fretta. Ti metti lì, ti crei le tue cosine. Poi se sei una persona abbastanza calma, riflessiva, che si gode un attimino il momento,
puoi anche metterti a fare cose un po' più raffinate, un po' più belle da vedere, tipo, che ne so, fai una cosa tipo così, sicuramente più caruccio, no? Qui voglio mettere ai due lati le turbine, così. Uno, due. Beh, diciamo che la nostra barca è bella che fatta. E ci facciamo pure una sorta di... ecco qua. Di bordo. Che secondo me ci sta. Ci impedisce di cadere per errore. Eh? Mi piace il bordo, raga. Per la miseria, che imbarcazione. Che grande imbarcazione. Che idea ingegneristica raffinata. E mettiamoci un bordino pure davanti. Così. Non c'è bisogno, ragazzi, eh. Sto giocando. Qui c'era... bastava molto meno. Allora. Tutto sto sacrario basato sulla costruzione, sostanzialmente. Siamo chiamati a fare oggetti. Allora, la corrente fortunatamente è verso di noi. Non ho un'arma con cui colpire. Yes. Ragazzi, che robine. Mi faccio anche uno screenshottino. Sto facendo ogni tanto qualche screenshottino quando uso i poteri, perché poi faremo la review sul primo canale. Mi sto mettendo da parte un po' di screenshottelli. Noi le facciamo così le review, cioè utilizziamo tantissimo i sistemi di registrazione interna, veloce, rapida, le clip, le usiamo tantissimo. Perché in questo momento sto registrando il gameplay con un registratore esterno, perché con Switch non puoi fare altrimenti. E sto registrando queste clip invece internamente alla Switch, perché la Switch internamente registra, ma non fa registrazioni lunghe, fa soltanto le clipine. Però per le review vanno benissimo le clipine, anzi è meglio, perché quando succede una cosa bella, quando c'è un bel paesaggio, quando c'hai una bella azione di gioco, sai, ti fai la clipina, sai che poi hai una cartella piena di, in qualche modo, highlights, no? Momenti buoni, momenti alti, e sono tutti validi. Dicevamo, tecnicamente adesso io potrei andare a... ah, qua tra un po' arriva lo schifo. Eccolo. La luna quando nera. Il bagliore della luna tinta di rosso accarezza la terra. Vabbè, vengono fuori i mostri, ho capito. So già tre volte che vedo sta roba. Perché mi fai rivedere la cutscene tutte le volte, maledetta. Comunque, dicevo, a questo punto io potrei pure andare al palazzo in alto e migliorare il mio cuore o il mio vigore. Però sono piuttosto vicino. Allora, normalmente non mi ci metterei a litigare con questi. Però resta il fatto che le braccia di questi stronzi sono le armi migliori che si possano desiderare. Le migliori. 8, 12, 20. Questa la buttiamo che non serve un cazzo, ormai è rotta. Questa ce la prendiamo invece. Gli arti di questi qui sono una benedizione. Una vera e propria benedizione. Bastone massiccio. Che non è così interessante, però.
Ma noi possiamo fare una roba. Cioè, il nostro bastone massiccio. Eccolo qua. Allora, abbiamo questa roba qui, la possiamo lasciare qui a terra. Abbiamo questa roba qui, la possiamo lasciare qui a terra. Questa lancia non è così potente, ma forse... Ecco. Già va meglio, no? Più powerful. Questo bastone de merda, uno lo prende e ci si fa una roba più potente. Poi vediamo un po'. Vedete, è tutto molto molto, in realtà è molto lento. Queste sono operazioni di preparazione proprio al combattimento. Ah, questo è già stato potenziato, va bene. Usiamo questa pure, è già stata, vabbè, le braccia. Ah, una spadina è venuta fuori. Con quest'altro braccetto invece che ci possiamo costruire, vediamo un po'. Ah, corno di golem 20. Ok. Adesso ho un arsenale notevole. Le apparecchiature, i golem, quelle robe lì danno un sacco di punti. Infatti poi mi vorrei andare a fare un giretto nell'isola di partenza, che era piena di sti robottini de merda, e mi vado a prendere un po' di queste cose. Cerco il mio amico. Sto mo s'appende ai maroni. Ha mandato un segnale di fumo. Vabbè, andiamolo a prendere. Vediamo se ci sono delle armi inutili che... Potenza, colpo caricato. Alta resistenza, vabbè. Ho visto che attaccando un fungo a un'arma, quella diventa respingente. Cioè la cappella del fungo fa da... Sì, da rimbalzone. Ah, è un fungo? Furtivolo. Ok, cucinando con questo aumentiamo la nostra abilità di sgattaiolare via senza che ci vedano. È molto bello il mondo di Zelda, in questo senso è molto bello. Credo però fermamente che se io non avessi giocato Breath of the Wild così tanto tempo fa, mi sarei cacato il cazzo a giocare a questo. Non so perché. Sembra effettivamente più un DLC che un nuovo gioco. Perché ci sono questi nuovi poteri, ok, però... Un gran DLC, non un DLC così tanto per dire, no, to piglia. DLC gratuito de merda, questo è un... Sembra un ottimo DLC a pagamento. Che cazzo c'è là sopra? Non so perché me la faceva un po' più facile quella roba. Invece sembra essere un vero dito in culo arrivare lì. D'altra parte però queste torri sono una vera e propria conquista. Sarebbe bello andare a cavallo. Dicevo, sarebbe bello, ma non siamo vicini a nulla. Che poi per far funzionare il discorso cavalli tu devi avere veramente una rete infinita. Carapacciofo. Questa robusta pianta medicinale non si spezza nemmeno se calpestata. Pigna di Irule. Un contenuto elevato di olio. La fa bruciare con molta facilità. Gettala nel fuoco, ravviva le fiamme. Per generare correnti ascensionali, sicuramente.
c'è Nicola che si sta rigiocando tutta la prima parte di questo Zelda e mi sta confidando che vuole morire dentro. Ma capisco perché. La zona tutorial di questo Zelda è bella perché ti mostrano le nuove abilità e poi nel giro di un paio d'ore le capisci tutte, le riconosci tutte, ma è anche devastante perché è veramente palloso da fare, noiosissimo. Perché è lungo, perché devi fare 150 milioni di spostamenti. È vero che le nuove meccaniche non sono affatto semplici. Cioè sì, sono semplici da capire perché si tratta di costruire, assemblare oggetti, non è nulla di troppo complicato da quel punto di vista. Porca puttana. Allora, ci abbiamo degli occhi. Perfetto. Yes. Scettro di Topazio. Purtroppo ho un sacco di armi. Questa qua buttiamo, dai. Oh, scettro di Topazio lo voglio. Lo voglio perché lo potrei usare effettivamente come punta di un'arma. Questo gioco, rispetto all'altro Zelda in cui le armi base, sai, i semplici ceppi di legno, magari le braccia degli scheletri, lì erano veramente inutili, erano molto utili nelle prime fasi di gioco, diventavano assolutamente irrilevanti un po' più avanti. Qui invece non c'è questa cosa. Sono preziosissime le armi di base perché ti permettono di combinare. C'è il mio cane dietro la porta che si sta mangiando la pallina, fa un rumore inquietantissimo e sembrano gli orchi di sto gioco che fanno wah, wah, wah. In realtà è la gomma vicino alla porta che fa. Purtroppo oggi non gli ho dato retta per niente a questo cagnetto. Ma perché? Perché so che poi dobbiamo andare a pranzo fuori, no? E prima di andare a pranzo fuori tu che fai? Il cane un po' lo stanchi, lo fai giocare, che così dorme, sta tranquillo, non si sente solo. Siccome so che tra un po' lo porto a sfogare, stamattina ho detto vabbè, mo mi metto qui, poi quando è il momento andiamo fuori, giochiamo. Dovevo soltanto seguire sto merdo. I semi di Korogu ce li ho. Vediamo un po'. Faccio una cosa stupida, ragazzi, eh. Datemi un attimo. Faccio una cosa veramente sciocca. La voglio semplicemente sperimentare. Ok. Ora. Ma c'è veramente un botto di oggetti qua, porca troia. Difficilissimo trovare gli oggetti. Ecco, si fa prima qui.
ok? Ma io non voglio bivaccare, io voglio prendere le pigne, voglio vedere se riesco a creare una corrente ascensionale. È un esperimento, ragazzi, non so se funzionerà. Sì, funziona, cazzo. Ci ho perso 42 anni a fare questa roba. Però è... Oh, cazzo. Merda, merda. L'ho beccato? Sì. L'ho beccato il coniglietto de merda. Ecco le rupie. Nuovo sito. Andiamo prima alla torre, poi ci occupiamo del nuovo sito. Magari, giusto per ricordarci di questa cosa, ci mettiamo un puntino. Che dobbiamo esplorarlo. Sta piovendo, quindi non posso scalare. Non avrei grip sulla roccia. Anche questo conta in Zelda. Ed è meraviglioso. Nulla da dire. Eccoci. Che strano. E Falchetto, sei qui per vedere la torre topografica? Ti chiedo scusa, sembra che ci sia un piccolo problema. Mi era stato detto che il terminale della torre topografica era rotto, così sono venuto a ripararlo, ma... Non so perché, ma la porta non si apre e non riesco a entrare nella torre. Non è chiusa a chiave, però per quanto abbia provato a tirare o spingere, non si muove di un centimetro. Lo so che è una porta scorrevole, non sono così stupido. Cervellandomi ho bruciato troppe calorie e adesso ho fame. Penso che andrò alla caverna qui vicino a raccogliere funghi. C'è una caverna, sì. Andavo spesso lì in cerca di funghi quando la torre topografica era ancora in costruzione. E allora la soluzione potrebbe essere la caverna qua sotto. Porca puttana. Vediamo un po'. Un'arma al topazio. Non faccio un cazzo con questo. È che non voglio usare queste armi così fighe per... Cioè... Come posso fare? Non voglio usare queste armi. Non voglio. Porca puttana. Vabbè, rompiamo un'arma, che vi devo dire. Che palle. Non è così che voglio... Ovviamente quest'arma qui non fa un cazzo, ci vuole un'arma... Non ce l'ho! Non ho un'arma che rompa la pietra. Te sei proprio sicuro, eh? Pezzo di merda. Facciamo un attacco a questi stronzi. Cazzo. Morto? Ma sono fortissimi. Cioè, un colpo mi è arrivato. Uno. Un colpo mi è arrivato. Ma come cazzo è possibile?
mi si è rotta l'arma, però non è un problema. Ma che cazzo succede? Non vedo niente. Dobbiamo mangiare qualcosina. Figlio di puttana. Ok. Vediamo se c'è qualcosa qui che possiamo... Oh, bastardo. Bastardo. I lisi stanno spaccando. Madonna, oh, ma è impossibile battere sto coso. Che frustrazione. La stessa frustrazione di Shadow of the Colossus. Adesso va giù. Ragazzi, è finito il tempo. Abbiamo ancora un minutino, magari. Non so, potrebbe essere che non posso ucciderlo. Sicuramente con le armi che ho adesso, no. Ma quindi quella lì... È molto più semplice di quanto pensassi la cosa. Quella è la sua vita. Non è semplicemente una roba che ha sulla testa. Niente, oh. Stressantissimo. Stressantissimo perché in realtà sai come fare, ma... Cazzo. Ma dai, mo ti devo dare un colpo alla volta. Vabbè. Comunque, raga, non ve l'ha detto il medico che dovevate farlo uscire su Switch sto gioco, eh? Porca troia. Vabbè, ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay. Che brutto avversario.